Ciao ragazzi di Cipher TV, sono Simone, sono owner e head coach di Encore CrossFit. Oggi vi presentiamo la classe del giorno. Partiamo subito guardando il lavoro del giorno. Avremo un four time, quindi dovremo chiuderlo nel minor tempo possibile. Sarà composto da 4 giri. A ogni giro diminuiamo le ripetizioni. Quindi cosa vuol dire? Partiremo da 27 ripetizioni e faremo 27 calorie a row, 27 kettlebell American swing, quindi finiremo l'esercizio con la kettlebell sopra la testa, e successivamente faremo gli overhead squat. Al termine dei 27 proseguiremo e faremo un altro giro dove scaleremo e andremo a 21 ripetizioni e così via, 15, e al termine l'ultimo giro faremo 9 ripetizioni di tutti e 3 gli esercizi. Abbiamo visto e abbiamo analizzato il WOD, adesso andiamo a vedere come ci si riscalda. Il riscaldamento è molto semplice, ci serve per richiamare un po' gli schemi motori che verranno poi utilizzati nel WOD. Quindi andremo a fare 3 giri not for time, quindi vuol dire che non c'è priorità tempo, possiamo andare con calma e concentrarci sulla tecnica dei movimenti, quindi degli esercizi. Faremo 10 calorie a row, poi faremo 10 push up, 10 deadlift e terminiamo con 10 squat, il tutto per 3 volte. Terminato questo warm up generale, ci addentriamo nella skill che ci aiuterà nell'affrontare meglio il WOD. Perché? Perché in questa skill abbiamo gli overhead squat. Cosa succede? Che ci andremo a scaldare, quindi andiamo a vedere il movimento sia col PVC che con il bilanciere, prestando attenzione sulla tecnica. Una volta che ci siamo scaldati inizieremo un lavoro che durerà 10 minuti, è un test, quindi gli atleti più esperti, quindi i cosiddetti RX, dovranno caricare il bilanciere moltiplicando 1,25 per il loro peso corporeo. Terminato ciò dovranno effettuare 15 ripetizioni unbroken, quindi una di seguito all'altra. Gli atleti intermedi invece moltiplicheranno il loro peso corporeo con 0,9, effettueranno nuovamente 15 ripetizioni unbroken. Gli atleti invece meno esperti, chi magari affronta la prima volta l'over squat, non andrà ad effettuare questo test molto particolare, ma lavorerà molto sulla tecnica, quindi lo facciamo lavorare o col PVC o col bilanciere scarico, prestando attenzione al movimento delle anche, a tenere il peso al centro del piede e a bloccare il bilanciere sopra la testa.